primo piano. Mondo. Sono almeno 74 milioni gli europei che hanno provato la cannabis, 13 milioni la cocaina e 10 milioni l'ecstasy, mentre 1,5 milioni è dipendente dall'eroina. È questa la fotografia del fenomeno droga scattata dal rapporto annuale dell'Osservatorio Europeo sulle droghe, riferito al 2007. Ma la notizia è che la cannabis, la sostanza illecita più diffusa in Europa, perde appeal soprattutto tra i teenager. Lo stesso vale per l'Italia, dove il consumo di spinelli in generale aumenta ma diminuisce tra i ragazzi di 15-16 anni nel 2008. La cocaina si conferma molto popolare in Europa e l'Italia è tra i paesi a più forte consumo, insieme a Danimarca, Spagna, Irlanda e Regno Unito. In questa cinquina nell'ultimo anno l'uso tra i giovani è stato tra il 3,1% e il 5,5%, ma in Italia i ragazzi tra i 15 e i 19 anni hanno ridotto i consumi di coca e di eroina, che in Europa dà problemi di dipendenza a circa 1,5 milioni di persone. Hanno invece provato l'ecstasy 10 milioni di adulti, di cui 2,5 nell'ultimo anno. Il consumo rimane più diffuso tra i giovani.